volevo girare questa nuova tipologia che però non so bene come impostare. Comunque, voi sapete che è un'agenda, che mi piace decorarla. In genere però io la decoro ovviamente ogni sera o giorno dopo giorno, segnando quello che devo fare, i vari impegni o semplicemente decorandola. Questa volta però volevo fare il video, quindi durante tutta la settimana ho segnato gli impegni in un foglio e a fine settimana appunto ho girato il video per farvi vedere come la decoravo. Però non so bene appunto come impostare questo video, magari se vi piace ne farò altri, però vedrò di gestirli in modo diverso. Comunque vi faccio vedere come l'ho decorata. Il lunedì in pratica è stata una giornata un po' particolare, perché come vedete dal disegnino, e io non sono per niente brava a disegnare, però vabbè, dal disegnino ero stata un po' triste, un po' felice, e avevo deciso di passare una giornata con me stessa, cosa che mi piace tantissimo fare e consiglio di fare a tutti quanti. Invece il giorno dopo, che era martedì, sono andata a mangiare una pizza napoletana con i miei genitori, anzi me l'hanno portata a casa la pizza, e io non lo so, mi ero svegliata con una voglia matta di pizza, anzi di pizza napoletana, e proprio quella sera i miei genitori mi hanno chiesto: Simona, vuoi la pizza? Come dire di no? Sempre la stessa sera invece abbiamo fatto, io con i miei amici della Rossa in Albania, di cui vi avevo fatto il vlog, una rimpatriata su Skype, e poi sono impazzita a chiamare tutte le case perché il giorno dopo sarei dovuta andare a Bari per appunto vedere casa nuova e cambiare la stanza universitaria. Quindi il giorno dopo sono andata a Bari la mattina presto. È stata una giornata super frenetica, ma alla fine, dopo aver visto 8500 stanze, ho trovato la stanza della mia vita, di cui presto sentirete parlare perché io mi sono follemente innamorata della sistemazione che ho trovato. Il giorno dopo, che era giovedì, ero ovviamente stanca morta perché il giorno prima avevo girato per lungo e per largo tutta Bari, avevo camminato per chilometri a piedi, avevo fatto 4 ore di viaggio, e quindi sono stata tutto il giorno a casa a fantasticare e programmare tutto ciò che avrei voluto fare nella mia stanza nuova, e di conseguenza è stato un giorno molto molto creativo perché sono stata su siti online, ho disegnato, quello sarebbe infatti il progetto in miniatura della mia stanza, ma vabbè, è tutto molto relativo ancora, e sono stata contentissima. Il venerdì invece mi sono voluta dedicare una giornata spa, e infatti è stato il giorno in cui ho girato il video della spa routine, che appunto è uscito lunedì scorso, e quindi mi sono dedicata a una giornata molto molto rilassante. Qui stavo provando a disegnare una vasca da bagno, ho utilizzato degli adesivi vecchissimi, ho avuto anche qualche problema perché io volevo attaccare lo shampoo ma era rotto, volevo attaccare il bagnoschiuma ma era rotto, alla fine ho attaccato la paperella. Nella pagina accanto io in genere segno le cose più importanti, tipo i numeri oppure dei contatti. Qui però ovviamente, avendo segnato tutta la settimana su fogli vari ed eventuali, la pagina rimaneva bianca, e ho deciso di attaccare il biglietto del treno che avevo utilizzato il giorno in cui ero andata a Bari, perché comunque ero molto contenta di quel viaggio. Io in genere conservo i biglietti dei viaggi che per me hanno un significato particolare. E niente, questo è il risultato finale della settimana, niente di particolare perché non sono una grande artista, ho utilizzato anche cose molto semplici, principalmente colori a spirito della Stabilo, i pennarelli a punta sottile .88, i washi tape di Tiger, le penne nere della Bic, insomma cose abbastanza facilmente rintracciabili e reperibili. Spero che questo video vi sia piaciuto, fatemi sapere se vi interessano questi video di questa tipologia, e magari ve ne girerò più spesso. Io vi mando un bacio enorme, noi ci vediamo prestissimo in un nuovo video.